Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento all'interno di un programma nutritissimo, bellissimo, arricchente come quello di questa edizione di Torino Spiritualità. Benvenuti a un nuovo appuntamento di Torino Spiritualità, ma anche benvenuti a un nuovo appuntamento, a una nuova tappa di un progetto che si chiama Scrittori di Scrittura, di cui oggi vi parleremo e non so quanti di voi all'interno della sala già lo conoscano o già abbiano letto alcune degli interventi, alcuni dei passaggi letterari che sono nati all'interno di questo progetto. Un progetto dell'Ufficio per la Pastorale della Cultura della Diocesi di Torino, creato in collaborazione con la Facoltà Teologica Torinese, creato appunto in collaborazione con Torino Spiritualità e con una casa editrice che ha investito e creduto nel progetto fin dall'inizio, che è Fatà Editrice. Benvenuti a tutti voi del pubblico, ma soprattutto benvenuti ai protagonisti di questo incontro, in primis Giuseppe Colicchia. E poi appunto il responsabile dell'Ufficio per la Pastorale della Cultura della Diocesi di Torino, Don Gianluca Carrega. Ho citato il titolo, Scrittori di Scrittura. Adesso vi dico anche il titolo in particolare di questo intervento. Ecco qua, Padre mio, perché mi hai abbandonato? Ogni racconto, ogni intervento letterario ha anche sempre un sottotitolo che va a documentare, va a spiegare qual è il particolare passaggio scelto dallo scrittore, la crocifissione. Ma io credo che la persona migliore, la persona adatta per raccontare che cosa è il progetto Scrittori di Scrittura, ma soprattutto che cosa è stato, perché questo è il 13° intervento letterario, il 13° racconto che nasce dallo spunto di Don Gianluca Carrega, sia proprio il responsabile della Pastorale della Cultura, a cui lascio la parola. Buonasera a tutti, un saluto al pubblico di Torino Spiritualità, un saluto ovviamente agli amici di Giuseppe Colicchia, che sono così numerosi, un saluto anche ai miei ex parrocchiani di San Tommaso, perché stasera gioco in casa. Scrittori di Scrittura è il progetto entro il quale si manifesta questa ultima opera di Giuseppe Colicchia, quindi rientra all'interno di un corpus di scritti che lo hanno preceduto. Tredicesimo, spero tu non sia superstizioso, ecco, perché 12 è un numero così biblico che alla fine ci eravamo un po' impantanati su quel numero 12, siamo stati fermi più di un anno. Adesso è con gioia che accogliamo questa nuova produzione ad opera di Giuseppe, quindi troveremo tanti significati simbolici anche al 13, al 14, tutte quelle che riusciremo a pubblicare. Il progetto, come ci accennava Stefano, è un progetto a più mani, nel senso che nasce dall'Ufficio di Pastorale della Cultura della Diocesi di Torino, diretto da me medesimo, e dall'editore Effatà di Cantalupa, che ha subito creduto in questo progetto, Torino Spiritualità, che dall'inizio ha accompagnato questo progetto editoriale, e quindi più voci in capitolo, e ovviamente anche la di noi tre eventi, qui rappresentata da Stefano, che ci ha sempre accompagnati anche in sede di presentazione. Cosa volevamo fare con questo progetto? È un tentativo di far conoscere meglio il testo sacro, la Bibbia giudeo-cristiana. Abbiamo cercato di trovare un format che fosse accattivante, cioè chiedere ad alcuni scrittori contemporanei già affermati di riscrivere un testo biblico, a scelta, no? Perché Giuseppe può confermare che abbiamo dato carta bianca a tutti gli autori, con l'unico vincolo di non scegliere un brano già adottato da altri scrittori, perché non vogliamo creare competizioni. Comunque, è un testo sufficientemente lungo che ci permetterà comunque di trovare sempre degli spunti per scrivere qualcosa. Ecco, la proposta ogni autore l'ha ricevuta a modo suo, quindi ognuno ha riscritto il testo secondo la sua sensibilità, scegliendo dall'antico e dal nuovo, praticamente in parti uguali, ecco, quindi non c'è stata una netta preferenza per l'Antico Testamento rispetto al Nuovo, viceversa. Ogni autore si è cimentato a modo suo, quindi a volte con un'opera di riscrittura classica, quindi cercando di riproporre un testo narrativo secondo una sensibilità più moderna, qualche volta con un concetto tematico, qualche volta operando su un qualcosa di totalmente diverso, quasi come fosse un commento vero e proprio al brano biblico. Ognuno di questi volumetti, che come vedete sono anche molto piccoli, tascabili, quindi
facili da portarsi appresso. Ognuno di questi volumetti in realtà poi è accompagnato anche da due gadget, se vogliamo, che la ritraduzione del testo di riferimento, qui mi sono messo in gioco io nelle vesti di traduttore, sono un insegnante di Sacra Scrittura, quindi un po' anche per divertissement ho voluto riproporre la traduzione, ma anche per motivi che siano facilmente intuibili, cioè volevamo una traduzione che fosse anche un po' più leggera e più letteraria, piuttosto che una traduzione ad uso liturgico, come siamo avvezzi ad avere nelle nostre Bibbie in casa. E poi il commento di una biblista o di un biblista. Perché? Perché volevamo che il pubblico capisse qual era il contesto originario da cui partiva l'autore che riscriveva. Quando si riscrive qualche cosa, si può prendere l'opera in sé anche senza aver sentito parlare dell'opera originaria e può essere anche un approccio molto gradevole. Ma io sono convinto che più si conosce il testo originale da cui si è partiti e più si è in grado di apprezzare in che cosa consiste la vera e propria rilettura, in questo caso riscrittura. E quindi in queste poche pagine poi di fatto ci sono tre elementi, secondo me, da tenere presenti tutti e tre. E quindi all'interno di questo progetto trovate da un lato un invito alla riscoperta del testo biblico e dall'altro la sua, per così dire, attualizzazione, cioè che cosa questa parola può ancora dire alle donne e agli uomini del nostro tempo. Grazie mille. Allora io credo sia giusto elencarvi quali sono stati gli autori prima di arrivare appunto a questo tredicesimo racconto di Colicchia: Margherita Oggero, Gianluca Favetto, Silvana De Mari, Elena Lowenthal, Gianluigi Ricuperati, Elena Varvello, Davide Longo, Paolo Di Paolo, Cristian Raimo, Tiziano Fratus, Cristiano Cavina e Bruno Gambarotta. Quindi anche proprio autori molto eterogenei nello stile, nella provenienza o quant'altro. Dal punto di vista geografico avrete notato, chi conosce bene quantomeno il parterre di tantissimi autori letterari torinesi, è evidente, siamo partiti da Torino, non anche perché effettivamente il progetto partiva da una diocesi radicata qui, oggi torniamo a Torino con uno dei suoi autori più rappresentativi come Giuseppe, però siamo riusciti anche a andare oltre i confini piemontesi e questo fa sì che ci ha anche permesso di portare il progetto effettivamente anche fuori dalla regione e in altri tipi di manifestazioni. Volevo fermarmi ancora a Don Gianluca Carrega sul concetto della riscrittura, perché questo appunto è quello che noi chiediamo di fare a questi santi scrittori, santi in senso assolutamente laico, che si mettono in gioco nei confronti di un testo narrativo e lo riscrivono. Ci sarà un intervento molto interessante che tu hai scritto, che per ora è ancora inedito, ma che poi adesso ci racconterai dove uscirà, dove tu spieghi che effettivamente questa idea del chiedere delle riscritture di un testo sacro, che magari da chi li legge dal punto di vista invece più confessionale potrebbe spaventare, in realtà è anziana quasi quanto le prime scritture sacre. Non ci deve assolutamente spaventare, semplicemente dipende quale sia poi il tipo di approccio. Ce ne sono poi particolarmente due: l'approccio correttivo, cioè coloro che sono andati a riscrivere dei passaggi di testi sacri per andare appunto volutamente, a seconda di quella che era in quel momento la loro idea, andare a spostare determinate tipi di ragionamenti o di scrittura interna, e poi invece l'approccio integrativo, che è evidente, è l'approccio, se vogliamo, più moderno, è l'approccio anche che in un certo senso noi chiediamo agli scrittori, cioè andare a riempire tutti quegli spazi bianchi, e questa citazione ritorna nel tuo articolo, ritorna anche in tanti altri testi critici, ma io mi ricordo che la disse anche anni fa Elena Lowenthal in una precedente edizione di Torino Spiritualità, proprio dove presentò il suo racconto. Questa è la potenzialità che viene data allo scrittore, andare a riscrivere con il proprio stile e con la propria sensibilità quegli spazi bianchi che molte volte i testi sacri, nel senso ampio del termine, lasciano a chi ha voglia di intervenire. In questo tuo intervento fai un passaggio anche molto interessante parlando di altri due grandi nomi, uno della letteratura e l'altro del mondo musicale. Citi Flannery O'Connor e Bruce Springsteen. È interessante, adesso vi faccio spiegare il perché. Sì, se vogliamo una cosa molto pop, ma credo che funzioni bene, cioè capire come il discorso della riscrittura è un discorso molto ampio e io penso che abbia senso parlarne qui oggi a Torino Spiritualità, perché credo che ci sia anche un pubblico abbastanza sensibile a una tematica come questa.
È chiaro che quando si ha a che fare con un testo che alcune persone ritengono ispirato e quindi sacro, intangibile, l'idea di una riscrittura a pelle potrebbe sembrare fastidiosa, cioè con che autorità, con che diritto tu fai una cosa del genere? Tu stai violando la sacralità di un testo. O anche solo dal punto di vista del filologo, come sono io, un insegnante di scrittura con la sua tesi di dottorato sulle traduzioni siriache del Vangelo di Luca, è uno molto affezionato al testo originale, no? Come può essere uscito teoricamente dalle mani degli evangelisti o degli altri scrittori sacri. Ebbene, la questione secondo me è mal posta, perché per chi conosce la scrittura sa che le riscritture sono cominciate già all'interno del testo sacro. Con una battuta, in quel contributo che uscirà sul giornale diocesano la settimana prossima, io dicevo, la riscrittura della Bibbia è precedente alla Bibbia stessa. È un paradosso, no? Cosa vuol dire? Prima ancora che la Bibbia diventasse un testo canonico, si era già cominciato a riscriverla. Prendete l'Antico Testamento, prendete il libro delle Cronache, non famosissimo se vogliamo, ma c'è un libro, chiamato due libri, i libri delle Cronache dell'Antico Testamento, che sono per larga parte la riscrittura di un altro testo storico della Bibbia, i libri di Samuele. È una riscrittura che opera, se vogliamo, più a livello di censura teologica. Per esempio, c'è un passo molto interessante, nel secondo libro di Samuele, a un certo punto Dio istiga Davide a fare un censimento, e da lì poi arriveranno un sacco di guai per Davide e per il popolo di Israele. È chiaro che alla sensibilità dei credenti questo dà fastidio. Come poteva essere che Dio, il Dio buono, misericordioso, suggerisse una mascalzonata a un uomo? Nel libro delle Cronache non è più Dio a suggerire a Davide di fare il censimento, ma è Satana. Ah beh, allora si capisce tutto, no? Se è Satana, si spiega. Qui vedete che c'è stata una vera e propria riscrittura del testo con un intento correttivo, cioè chi riscriveva voleva cambiare il testo perché aveva un'idea teologica differente e quindi nella riscrittura fa questo. Questo capita nella Bibbia, capita molto negli apocrifi, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, in cui idee nuove si sovrappongono a quelle vecchie e quindi ne prendono il posto. Le riscritture contemporanee, per esempio queste del progetto di scrittori di scrittura, non hanno questo intento, almeno non credo, ecco, che tu volessi fare un'operazione di questo genere, ecco, di riscrivere la morte di Gesù citando una fonte che soltanto tu hai avuto a disposizione, perché sarebbe uno scoop che io credo in questo caso ti renderebbe molto famoso. È invece la fantasia di uno scrittore che interviene modificando il testo secondo una linea, per così dire, integrativa, no? Stefano richiamava quegli spazi bianchi che sono presenti nel testo biblico stesso. La narrativa biblica in generale, che occupa il 60% della Bibbia, quindi la maggior parte dei testi della Bibbia sono testi narrativi, è una narrativa molto asciutta. Non ci sono grandi interventi psicologici, non spiegano perché il tal personaggio fa una determinata cosa. Raramente abbiamo il punto di vista del personaggio. Una rara eccezione da questo punto di vista è il mio amico Luca, su cui ho fatto la mia tesi di dottorato. Beh, San Luca ha un escamotage che è il monologo interiore. Fa parlare i personaggi e ci dicono che cosa pensano, ma è molto raro che questo succeda. Quindi è una narrativa molto sintetica, molto asciutta, che è una manna per gli scrittori, no? Che si infilano lì, dentro queste pieghe del racconto, e possono esplorarlo, e possono aggiungere delle novità, qualcosa che nel testo biblico non c'è. E senza fare spoiler, perché ovviamente è un testo molto simpatico, soprattutto verso il finale, nel testo di Giuseppe, lui prende un personaggio che è presente nel testo canonico dei Vangeli, lo fa parlare, gli fa esprimere un punto di vista. Questo ovviamente non c'è nel Vangelo, ma è plausibile, è credibile. È come uno dei tanti personaggi secondari, che sono ovviamente privilegiati nelle riscritture, perché sono figure che sono appena abbozzate, quindi ti danno la possibilità di lavorarci sopra. Ecco, come uno di questi personaggi può aver visto
dal suo punto di vista la scena della crocifissione. Ecco, lì opera la riscrittura, lì si mette in gioco uno che vuole raccontare la storia a modo suo, raccontarla esattamente come ha raccontato chi per primo, all'inizio in forma orale e poi nella forma scritta, ha voluto raccontare queste informazioni, queste notizie. Grazie, credevo appunto fosse importante contestualizzare ulteriormente questo passaggio. In questo caso la parte del libro intitolata La parola del biblista e firmata anche da Don Gianluca si incentra appunto su la figura dell'evangelista Matteo scelta da Giuseppe Culicchia, spiegando le differenze tra questo particolare racconto, in questo caso il racconto della crocifissione, ma anche ampliandolo poi a tutto quello che è il racconto del Vangelo nello stile di Matteo piuttosto che negli altri evangelisti, e conclude così, e con questo volevo dare poi invece il via agli interventi di Giuseppe. Ci dice: in Marco e Matteo non c'è spazio per alcun segno di pentimento, la vicenda terrena di Gesù si conclude, attenzione, in un silenzio e una solitudine che creano uno sfondo drammatico per offrire al lettore un profondo spunto meditativo. Io direi anche per offrire a uno scrittore un particolare ampio spazio bianco. Passando quindi la parola a Giuseppe Culicchia, spesso e volentieri si dice lo scrittore non ha bisogno di presentazioni, nel caso di Giuseppe Culicchia qui all'interno di Un Spiritualità è anche una cosa vera, quindi appunto non mi dilungo in particolari sue presentazioni, ma invece ci tengo a ringraziarlo come responsabile e insieme a Don Gianluca del progetto Scrittore di Scrittura, insieme alla casa editrice, per la sua disponibilità a essersi messo in gioco, perché noi abbiamo pensato a tanti scrittori, alcuni appunto hanno già aderito alla nostra domanda, ma non è semplice sentirsi dire scegli un punto del testo sacro e riscrivilo secondo il tuo stile. Giuseppe è stato estremamente disponibile, estremamente carino, direi che forse, se non ricordo male, non ci hai pensato su neanche troppo, su qual era il punto che tu sentivi di poter riempire con la tua scrittura in questo particolare spazio bianco. Quindi grazie ancora per aver aderito e aver partecipato al nostro progetto, e la prima domanda che di solito facciamo agli scrittori però appunto è la più banale: perché proprio questo particolare passaggio, un passaggio che si potrebbe dire estremamente conosciuto forse dal punto di vista dell'aneddoto, non tanto forse dal punto di vista della struttura e del perché questo evangelista l'ha raccontato proprio così, e quindi la seconda parte della domanda è perché poi il racconto in particolare che ne fa Matteo. Giuseppe Culicchia. Intanto grazie a tutti voi per essere qui e grazie a voi per aver accolto subito la mia proposta di riscrivere proprio questo brano. Tutto nasce da un viaggio in auto con Stefano, andavamo alla presentazione di un altro libro, sinceramente non ricordo quale, e Stefano a un certo punto mi ha raccontato di questa collana che io avevo intravisto a Più Libri Più Liberi, questa manifestazione che si tiene a Roma dell'editoria indipendente, e però Stefano me l'ha raccontata meglio, insomma, mi ha spiegato cosa c'era, l'idea di fondo di Scrittore di Scrittura. E io devo ammettere, non sono un grande frequentatore di chiese, e questo non va a mio onore, temo, in questa occasione, ma ho subito pensato a questo episodio delle scritture per il semplice fatto che è un episodio che mi ha sempre emozionato. Se voi leggete, è vero quello che si diceva poco fa, cioè che la scrittura di Matteo è molto essenziale, molto scarna, non ci sono aggettivi. E però se uno legge questo frammento è molto difficile non commuoversi, perché c'è questa solitudine che davvero è assoluta. E quindi quando si è parlato in questo breve viaggio in automobile, a me è venuto in mente un episodio di qualche anno prima in cui per la prima volta avevo pensato questa frase: padre mio, perché mi hai abbandonato? Era una cosa molto privata, era morto mio padre, quindi uno pensa a questa cosa qui, e mi sono ricordato di questo momento in cui avevo molto presente questa frase. E quindi poi sono andato a leggere il testo originale e ho capito davvero che era un qualcosa a cui dovevo accostarmi con grande
Sì, con grande spavento in realtà, perché non puoi non avere, non provare spavento, rispetto nei confronti della scrittura, quale che sia il tuo credo, quale che sia. E mi sono venuti in mente altri episodi, quando ho cominciato a pensare a come poter riscrivere questo testo, mi è venuto in mente per esempio una cosa che era successa da poco nel momento in cui stavo iniziando a lavorare a questo libro, ovvero a un episodio dell'ultima guerra. Voi ricorderete tutti, credo, la strage di Sant'Anna di Stazzena, in cui vennero uccise 560 persone tra uomini, donne, soprattutto bambini, dalle SS che si ritiravano lungo la penisola. E a un certo punto uno di questi bambini, con alcuni dei suoi familiari, si salvò perché uno di questi SS, che era stato lasciato solo con questo gruppo di civili da uccidere, fece segno di scappare e sparò una raffica in aria per far credere ai suoi commilitoni che aveva compiuto il suo dovere. Era un gesto di pietà in un contesto in cui la pietà non era prevista assolutamente. E allora questo mi ha portato a riflettere sul gesto del centurione. Io mi sono immaginato che fosse il centurione presente sul Golgota, che a un certo punto trafigge il corpo di Cristo per pietà, non per infierire ulteriormente su quel corpo già martoriato, ma per un gesto di umanissima pietà, che non è la pietas romana. La pietas romana è un'altra cosa, perché per i romani la pietas era la fedeltà alla famiglia, al proprio dovere. Non era la pietà come la intendiamo noi. Il concetto nostro di pietà deriva proprio appunto dal cristianesimo, dalla predicazione di Gesù. E allora sono partito da lì, in realtà, da queste due suggestioni. Io ho cercato di immaginarmi com'è che potesse accadere un gesto simile. E leggendo poi appunto Matteo, prima dicevo di questa solitudine, no? E ci si un'altra cosa che colpisce moltissimo di questi testi è la loro capacità di essere assolutamente vivi. Tu vedi queste scene mentre le leggi. Si fa un gran parlare di scrittura cinematografica, no? Ormai da parecchio, e però appunto si citano alcuni scrittori, soprattutto americani, per la loro capacità di scrivere in maniera da farci vedere le cose come se si fosse al cinema. Beh, forse hanno tutti quanti imparato dalla scrittura, perché davvero si vede tutto. Ma non soltanto perché noi ce lo siamo sentiti raccontare molte volte all'epoca in cui facevamo catechismo, magari nel resto della nostra vita abbiamo visto magari i film tratti dalle scritture. L'ultimo, credo il più recente, è quello di Mel Gibson, se non sbaglio, in cui la crocifissione viene anche lì raccontata senza censure. E però davvero niente è così potente come le parole dell'originale, ammesso che di originale si tratti, no? Perché poi appunto, come si diceva, la stratificazione c'è stata, e forse non abbiamo ancora del tutto chiara la costruzione di questo libro meraviglioso. Sì, questo è quello che avrei pensato. Mi inserisco in questo. Prego. Scusa, no, aggiungerei un'altra cosa, una cosa che volevo cercare di mettere in luce in questo racconto. Era da un lato l'indifferenza, chiedo scusa se sono blasfemo, ma l'indifferenza del Dio onnipotente. E dall'altro invece la pietà di uno che dovrebbe essere indifferente, perché
tutto sommato, per lui quello è poco più di uno straccione che va in giro a predicare delle cose folli. Chi può mai essere un giudeo o un palestinese, quello che è, per un soldato romano che intanto crede in altre divinità, intanto avrà fatto chissà quali efferatezze nel corso della sua vita militare, chissà quanti orrori ha visto. Infatti il protagonista della storia racconta di Teutoburgo, di questa carneficina a cui ha partecipato, e però viene mosso a pietà, ovviamente viene colpito da queste cose che vengono riportate molto brevemente ma molto chiaramente, no? Il fatto che il cielo si oscuri del tutto, è mezzogiorno e però cadono le tenebre. Volevo proprio riprendere da queste cose che stavi spiegando e raccontando il perché della tua scelta, richiedendo un intervento a Don Gianluca Carrega, perché, e come tu dicevi giustamente, nel Vangelo di Matteo questa parte fondamentale della crocifissione, in realtà poi sono poche righe, molto dense, molto forti, ma sono poche righe, lo dicevamo giusto prima, creano ampi spazi bianchi, ma nella sua introduzione teologica, ma potremmo anche dire critica nel senso più ampio del termine, Don Gianluca dà, e questa è una lettura che ne ho dato io, quasi una spiegazione, come dire, la scelta di Giuseppe si capisce perché si è andata proprio sullo stile di racconto di Matteo, perché non esalta da una parte il lato più umano della vicenda, più umano visto come Gesù Cristo, uomo che sta morendo, ma dall'altra parte non cerca nemmeno di dare dei toni di sacralità alla figura di questo uomo che muore. È quello che, se vogliamo, più diretta nel racconto di questa particolare parte. Poi dopo, tu adesso hai iniziato a parlare di quello che è il passato di questo centurione, un passato che chiaramente hai costruito tu con la tua sensibilità e finzione narrativa, e poi dopo parleremo anche di quello, della dimensione del tempo, che è un'altra dimensione molto importante di questo racconto. Però volevo ancora un passaggio di Gianluca invece su questa particolare scelta di Matteo. Sì, qui dovremmo dire che la questione tocca due nodi. Uno, se vogliamo, quello teologico, e l'altro quello letterario. Metto subito le mani avanti, nel senso che, essendo un sacerdote, mi occupo di teologia, ma io sono anche molto molto interessato all'aspetto letterario dei libri biblici e dei Vangeli in particolare. Secondo me c'è una abilità narrativa molto grande da parte degli evangelisti che è stata a lungo sottovalutata. Questo modo asciutto di raccontare la passione credo che sia l'unico possibile, nel senso che poi se pensate alle sacre rappresentazioni del Medioevo, sono cose, come dire, un po' di maniera su cui si fa un po' di fatica, ecco, la nostra sensibilità a ritrovarsi, ecco. Ma questo modo di raccontare le cose io lo trovo straordinario, perché è coinvolgente per noi, cioè quel poco che viene detto è l'essenziale, il di più è il lettore che è chiamato a mettercelo, no? O in questo caso l'autore che riscrive. Secondo me questo è voluto, cioè se tu scrivi e vuoi interagire, devi lasciare uno spazio perché il lettore risponda alla tua provocazione. Ed è il motivo, per esempio, per cui io faccio un po' più di fatica a ritrovarmi sul quarto Vangelo, su Giovanni, no? Sant'uomo anche lui, bellissima narrazione. Però cosa non mi piace di Giovanni è che è didascalico. Non so se avete mai notato che è proprio del quarto Vangelo che ogni tanto ti dà la sua spiegazione, che in qualche caso è anche, se vogliamo, necessaria. Altre volte io lo trovo terribilmente pedante, no, come quelli che ti devono spiegare tutto. Vai a vedere una mostra, ti devono raccontare, ho capito, cioè, adesso lasciami vedere il quadro, che dica qualcosa a me, non è che mi devi spiegare tutto. Ecco, Giovanni invece è un po' catechistico, no? Vuole spiegarti tutto. I sinottici, Marco, che è stato un po' il capostipite probabilmente, più ancora di Matteo e di Luca, ti dice le cose come stanno, poi tu ti fai le tue valutazioni.
è un modo di responsabilizzare il lettore. Quella cosa che dici tu è che è vero, è un problema teologico enorme la solitudine di Gesù sulla croce, che poi noi in predica abbelliamo in tante maniere, ma il problema c'è. Marco te la butta in faccia e non ti dà la soluzione, questo è bellissimo. Tu, lettore, ti devi confrontare con la solitudine del figlio di Dio che invoca il padre che sembra averlo abbandonato sulla croce. Come se ne esce? Questo è un problema tuo. Ma questo vuol dire essere lettori attivi, no? Non gente catechizzata che impara a memoria delle risposte. In questo io trovo che siano testi straordinari, perché al di là del fatto che uno sia credente o meno, che faccia parte di una chiesa o meno, questi testi lo interpellano di fronte a un dramma anche umano, perché anche i credenti pensano che Gesù sia anche figlio di Dio e pur sempre uomo. Di fronte a quello, qual è la reazione? Il tuo personaggio ha una reazione fortemente umana, nel senso la pietà che coglie, no? Non so se in questo ti ha ispirato anche De André, ma insomma, anche nel Testamento di Tito c'è qualcosa, a me è subito venuto in mente quando ho letto in anteprima il tuo testo, no? E dire, in quest'uomo che muore così, ecco, nella pietà che non cede al rancore, madre ho scoperto l'amore, ho trovato l'amore. Ecco, io credo che questo sia una forma di umanesimo a cui noi dovremmo essere molto grati agli evangelisti, perché in questo ci hanno fatto scuola. Mentre parlava Don Gianluca, ho pensato anch'io alle sensazioni che ho avuto quando ho letto in anteprima il tuo racconto, e questo lo diciamo sempre, è un grandissimo privilegio quello di leggere l'immediata riscrittura degli scrittori che accettano il nostro invito. Il titolo, giustamente sia a livello autorale che a livello editoriale, che è stato scelto è Padre mio perché mi hai abbandonato, perché oltretutto poi ha più valenze all'interno della storia che andiamo a leggere e del racconto e della scelta in particolare di Giuseppe Culicchia. C'è poi un altro passaggio, se io avessi dovuto proprio andare a indicare un titolo alternativo, è Di fronte a queste croci. Perché, come stavi tu giustamente accennando, è una scena così forte, che sia accaduta o meno, noi la vediamo accadere perché ce la stanno raccontando, che un uomo, una persona che ha avuto una sua storia, come il centurione, che è il protagonista, è la voce narrante del tuo racconto, si sente chiamato a fare qualcosa, chiamato anche a cambiare magari tutto quello che è stato il suo schema di idee, il suo schema di pensiero. Io prima parlavo della dimensione del tempo, che è un'altra forte dimensione, perché lasciare aperto uno spazio bianco non vuol solo dire lasciare aperto lo spazio bianco all'idea di uno scrittore, ma anche andare a lasciare aperto quello che è lo spazio del tempo. Nel tuo racconto, anche in quanto più lungo delle poche brevi righe che ho detto che c'è nel racconto di Matteo della scena della passione, della crocifissione, questo tempo si dilata. Si dilata non solo perché noi entriamo nei pensieri, nella mente, nella storia di questo centurione, ma anche perché torniamo indietro nella sua storia. Questo, se vogliamo, ci ricollega un po' anche a quello che è il tema logico e conduttore di questo particolare anno di Torino Spiritualità, Piccolo Me, l'infanzia, il tornare indietro a una condizione che in realtà forse ci apre la mente di più di quello che potremmo immaginare. E questa è la sensazione che ho letto io del centurione di fronte a questa scena così, così forte. È una lettura che tu puoi approvare, o nella tua riscrittura di quella che è la storia del centurione avevi in mente altre storie, altri passaggi? No, è così. In realtà, appunto, il fatto di dover assistere a questa agonia lunghissima, a questo dover fare i conti con la crocifissione, porta il centurione a riflettere sul suo passato. Lui ripercorre la sua esistenza, rivede appunto di fronte a quell'uomo in croce che muore abbandonato dal padre, ripensa al suo padre, ripensa agli insegnamenti che suo padre ha cercato di trasmettergli e si rende conto che tra quegli insegnamenti non c'è la crudeltà, non c'è intanto l'efferatezza che pure appartiene, ahimè, al... Come sappiamo molto bene, siamo gli animali più pericolosi
che calcano questa terra, perché non ci sono altre specie altrettanto crudeli come la nostra, anche se ogni tanto se apriamo la pagina online di un quotidiano rimaniamo colpiti dal fatto che un coccodrillo mangia qualche povero sfortunato che si avvicina troppo per lavarsi le mani, e quindi dice, ma ci picchia, questi coccodrilli quanto sono crudeli. No, non ho mai visto una formazione di coccodrilli bombardare un villaggio, ecco. E quindi il centurione si mette in discussione la sua stessa identità, perché lui in fin dei conti è stato educato al mestiere delle armi, non ha avuto altra educazione. Però in quel mestiere delle armi il padre ha cercato di trasmettergli dei principi che sono quelli di onestà, di povertà, di valore inteso non punto in senso, cioè quasi una concezione cavalleresca, anche se poi all'epoca non era ancora l'epoca della cavalleria, insomma. E in realtà appunto lui a un certo punto fa questo paragone a questa scena così cruenta, perché è una scena molto cruenta, con le scene a cui ha assistito bambino durante i giochi gladiatori, no? In cui per puro piacere, per puro divertimento, si assisteva alla morte in diretta di questi schiavi costretti a combattere. E quindi in un certo senso quel momento lì, che è un punto di svolta, no? All'interno della vicenda umana per noi, anche se per lui non lo è, però perché lui non è cristiano, non può esserlo da un certo punto di vista, però è un punto di svolta per la sua esistenza. Quell'immagine lì, quella sofferenza lì, quella solitudine mette in gioco tutta la vita precedente anche del centurione che assiste a questa cosa, e quando i suoi soldati che lo accompagnano giocano a dadi, si giocano le vesti di Cristo, così lui li guarda con una sorta anche di compatimento quasi, no? Come dire, davvero non sanno quello che fanno. Lui improvvisamente si rende conto di sapere quello che ha fatto. Prima Don Carrega ha fatto un passaggio sulla questione della solitudine che citavi tu anche adesso. Il fatto che appunto, rileggendo questa riscrittura narrativa da parte di Giuseppe Culicchia, viene rimarcato quella solitudine di Gesù Cristo in croce, tanto a portarlo a fare l'esclamazione che poi dà il titolo al racconto e al libro. A me ne viene in mente un altro, e voglio passare di nuovo la parola a Don Gianluca con questo spunto, questa idea, senza prenderla intero come se fosse una questione teologica. Abbiamo questo uomo, Gesù Cristo, figlio di Dio, che sta patendo delle sofferenze incredibili, sta per morire. Ha questa espressione molto forte nel rivolgersi alla figura del padre, ma poi c'è un passaggio, questo centurione parla con un ragazzino, questo ragazzino che poi appunto forse è il primo, anche lui, e questo può essere esemplificativo, è il più giovane di tutto il racconto, ma è quello che si fa più domande all'inizio. È quello che si fa più domande e anche più dubbi. Quello che noi vogliamo con le nostre riscritture, chiaramente, è non solo leggere la riscrittura di un autore, ma anche il far sì che non ci siano delle risposte. Eventualmente ci siano altri punti di vista che ci portino a farci altre domande nei confronti di un testo narrativo come i testi sacri. E appunto vi dicevo, questo ragazzino racconta al centurione e dice, ma è una situazione incredibile, perché c'è quest'uomo che sta soffrendo, ci sono delle donne che sono ai piedi della croce, e a un certo punto sembra quasi che sia lui che stia consolando loro. E questa è la cosa incredibile. Il figlio disperato che si rivolge al padre, ma nello stesso tempo
quest'uomo figlio disperato che nei confronti dei suoi simili, nei confronti di queste donne, riesce ad avere riesce a essere lui consolatorio. E a me questa è una cosa che ha mosso molto, non tanto dal punto di vista religioso, ma quanto dal punto di vista umano. Voglio sapere la lettura invece di un teologo di fronte a uno scrittore, al testo di uno scrittore, di fronte appunto a queste riflessioni che in realtà molte volte magari non ci arrivano dal testo di teologia più alta, ma ci arrivano appunto dal testo di uno scrittore. Io come teologo esegeta sono assolutamente consapevole del fatto che molto spesso alcune letture molto molto interessanti non vengano dal mio ambiente ma vengono da letture tra virgolette semplici, cioè di persone che si accostano al testo in una maniera molto naif, che va bene, nel senso che probabilmente un addetto ai lavori come sono io, che studio questi testi da tanti anni, certe cose le do per scontate, mentre in realtà non lo sono affatto, quindi mi aiuta il fatto che ci siano delle persone che possano porre delle domande, in questo per esempio fare il catechismo con i bambini è sempre molto stimolante, no? Perché loro si fanno delle domande che tu dici, non avrei mai pensato a una cosa del genere, è male, perché invece quel tipo di domanda spesso diventa anche suggestiva. Ecco, in questo c'è una riflessione che deve andare avanti, cioè quando ti lasci interrogare e capisci che i ruoli in quella circostanza non funzionano, perché chi dovrebbe essere consolato invece si trova a dover consolare, è una situazione molto realistica. Cioè, io penso nel mondo della malattia. Il malato normalmente dovrebbe essere una persona che ha diritto a ricevere le cure e l'attenzione degli altri, ma io penso che voi tutti conosciate degli esempi di persone che, pur essendo malate, devono tirare la carretta, perché se non fanno loro non lo fa nessuno. Quindi sono persone malate che devono essere loro a consolare gli altri. E questo è un paradosso, ma succede, fa parte della vita. Ecco. Se ci abituassimo a leggere anche i testi sacri come qualche cosa che fa parte della vita, no? Togliendo un po' quelle caricature un po' oleografiche che tante volte vengono addossate, specie ai Vangeli, no? Trasformando Gesù in un personaggio così insensibile per certi aspetti, no? Io per esempio che ho l'età per essere cresciuto col Gesù di Zeffirelli, ecco. No, a me quel personaggio non mi è mai piaciuto, ecco. E lo trovo così, così lontano, no? Ieratico quel Gesù lì, che, e dico, ma i Vangeli non ci danno quell'immagine, ci danno un'immagine di un Gesù molto più umano, che si arrabbia, che sta in mezzo alla gente a tavola, e se uno sta a tavola con la gente ride anche, insomma, sta mica sempre lì con sta maschera di cera. Ecco, se uno si toglie un po' di precomprensioni che fanno parte del nostro bagaglio culturale, secondo me arriva ad un'immagine molto più realistica. Per cui io penso che anche il tuo libro in qualche maniera, secondo me, contribuisce a questo, no? È un'operazione che si fa a volte nei restauri, no? Che bisogna togliere un po' degli interventi che ci sono stati e poi scopri che dietro c'era qualcosa di ancora più bello. Ecco, qualche volta bisogna togliere un po' di queste aggiunte che la tradizione, la devozione ha messo su e riscoprire invece quel quadro che ci hanno consegnato gli evangelisti, che io trovo decisamente migliore dei restauri. L'ha detto Don Carrega adesso, l'ho detto io prima, il nostro è un progetto che è aperto a creare delle nuove domande su magari dei testi o delle cose conosciute, e evidentemente quindi è aperto anche alla chiacchierata insieme, quindi se ci sono delle domande o delle curiosità nei confronti di Don Gianluca, nei confronti di Giuseppe Culicchia, ben venga con il metodo scientifico della mano alzata, richiamate la nostra attenzione e vi passiamo la parola. Io ne approfitto perché avevo ancora una curiosità in questo senso editoriale più ampio, che nasce da una chiacchierata fatta prima insieme con Giuseppe e con Don Gianluca sul concetto della riscrittura.
La battuta di Don Gianluca è stata: abbiamo chiesto di riscrivere a degli scrittori appunto non così vicini al concetto di riscrittura, questa volta abbiamo sfruttato Giuseppe, che invece sul concetto della riscrittura personale dei propri testi si è già sperimentato, chiaramente un contesto estremamente differente da quello di cui abbiamo parlato finora, ma se ci pensate, da una parte Tutti giù per terra remix, la riscrittura di quello che è stato il primo romanzo di Giuseppe Culicchia, e dall'altra invece la scrittura a 10 anni di distanza, se non sbaglio, di Torino e casa nostra, che è poi era sostanzialmente un nuovo libro, ma perché anche la Torino di 10 anni dopo era una nuova Torino nei confronti di Torino e casa mia. Invece ampliamo, quindi, se ci racconti invece questo concetto, ma la riscrittura invece del proprio testo personale, cosa vuol dire? Che come ti sei posto nei confronti di queste due sfide? Ma sono cose molto diverse naturalmente, perché intanto erano cose mie e quindi potevo farne quello che volevo davvero, avevo totale libertà. E per quanto riguarda il Tutti giù per terra, la riscrittura di quel testo lì è stata veramente una riscrittura, perché ho preso l'originale e l'ho tradotto ai giorni nostri. Si è trattato per me in realtà proprio di una traduzione, dovevo tradurlo non in un'altra lingua ma in un altro tempo, perché l'originale era rimasto attuale per tanti versi, è sempre stato ristampato, e però avvertivo che c'erano delle cose che si potevano, che si dovevano, a mio modo di vedere, cambiare, perché erano cambiati determinati meccanismi. Invece il caso di Torino a casa mia e Torino a casa nostra non è proprio una riscrittura, è semplicemente appunto è tutto un altro libro, ho mantenuto soltanto lo schema, quello dell'appartamento, perché nel frattempo era cambiata totalmente la città. Io Torino a casa mia l'ho scritto prima delle Olimpiadi del 2006, è uscito nel 2005 il libro, e quindi davvero era un'altra Torino quella. E volevo aggiungere ancora una cosa, che c'è in realtà un precedente molto illustre riguardo a questa scena che ho scelto, perché a un certo punto nel mio racconto, quando il centurione manda questo ragazzino che gli fa un sacco di domande, a cui il centurione non sa bene come rispondere perché sono domande molto impegnative, e lui a un certo punto gli dice: senti, vai a prendere acqua e aceto perché è l'unica cosa che possa dissetare nel clima torrido, perché vuol dar da bere a Gesù Cristo. E gli dice: vai da George giù alla locanda. E quel George lì deriva dal fatto che negli anni 30 Hemingway aveva scritto uno dei suoi rarissimi testi teatrali, intitolato Oggi è venerdì. E in quel testo c'erano, lì non si vedeva la scena della crocifissione, c'erano però questi 3 soldati che erano stati di guardia e che vanno nella locanda a bere dopo che tutto si è concluso, e hanno un breve dialogo con questo locandiere che si chiama George, perché George era il nome del barista dell'Hotel Ritz a Parigi. Quindi una citazione assolutamente particolare. A me veniva in mente, però con uno stile differente, se non sbaglio in un racconto di Fruttero Lucentini, c'era una visione della scena della passione inserita in un contesto completamente avulso, delle persone che vanno a fare una sorta, quella che potremmo definire un picnic domenicale in un parco, e che poi a un certo punto vedono e si scontrano con questa scena completamente fuori dal contesto, drammatica, come se fosse nel colle di fianco, e mi ha ricordato appunto il porsi di fronte a una scena che non ci aspetteremmo, e in questo caso è stato magistrale come tu sei entrato con la scelta appunto di raccontare quelli che sono stati i pensieri del centurione, e dai la possibilità a noi lettori di immedesimarci nei confronti di quel personaggio. Io prima ho detto appunto che chi voleva attirare la nostra attenzione con le mani alzate lo poteva fare, ma in questo momento non ne vedo. Ma eccolo lì, c'è una mano alzata. Il microfono è un radiomicrofono, quindi ci si può spostare, vero? No, ma così la sentono tutti. No, la ringrazio per avermi ricordato una cosa che mi accompagna da quando avevo, credo, 15 o 16 anni al liceo. Avevo finito di leggere La Gloria di Giuseppe Berto.
riscrive anche lui un pezzo importante del Vangelo e riscatta Giuda, lo riscatta davvero. Quello che diceva lei nel suo primo intervento, questa indifferenza di Dio che passa in silenzio, eppure suo figlio muore in croce e lui non fa niente. Lei invece, con un po' di genialità, me lo consenta, sì, lei invece dice: tuttavia sono certo che lui, il centurione che parla, lassù nel buio mi guarda, vedo distintamente il bianco dei suoi occhi, il suo sguardo mi trafigge, percepisco un dolore infinito e altrettanta sofferenza e pena, pena di noi che lo abbiamo messo lassù. Ma l'abbiamo messo noi lassù? Oddio. Questa è una domanda, se volete intervenire ben venga, non voglio dire che non siate in grado di rispondere, è proprio perché la forza della domanda stessa sfiderei qualcuno a rispondere, però grazie invece per lo spunto e per l'ulteriore occasione di approfondire e di mettersi proprio nei confronti di queste scene. Ma è proprio il risultato che ogni volta con autori differenti, quindi con scelte, contesti differenti, abbiamo cercato di instaurare poi nei lettori. Vedo se ci sono altre mani. Laggiù, raggiungo il signore. Ma vorrei porre due domande. Una al teologo sul padre, perché mi hai abbandonato, la lecità di tradurre Eli Eli con la parola padre. Perché questo è un problema. Cioè, che Gesù dica Dio è padre, d'accordo, ma il Salmo era... E invece allo scrittore, che apprezzo molto, perché il centurione, che era un servitore romano, che era la persona che di drammi di quel tipo ne ha visti tanti, si lascia commuovere una volta da un rivoluzionario, da uno che era contro Cesare, contro Pilato, perché in realtà la vera condanna è venuta dall'imperatore romano che lo ha messo a morte, perché lui, solo per, non ho ancora letto il libro, ma perché si lascia così coinvolgere da questo delinquente o da questo rivoluzionario, chiamiamolo come vogliamo, solo perché gli dà l'aceto, perché in qualche modo viene incontro a questo suo bisogno di soffrire di meno. Perché non lo so, io non mi ricordo più bene nel Vangelo, non so se questo centurione è quello che trafigge con la lancia il costato, o se invece in Matteo questo componente non c'è. Perché se non c'è questa, ripeto, fa un atto di pietà, ma come possa sconvolgere la sua vita, è una bella invenzione sua, ma mi lascia qualche perplessità. L'avrei forse poi un'altra cosa e finisco. Il centurione è anche trattato dal Vangelo di Marco, che è forse l'originale. Lì capisco che dice questo era figlio di Dio, ma mi pare che in Matteo non dica questa frase. Però è un uomo che si rende sensibile a un caso, mentre ne aveva visti tanti e ne vedrà ancora tanti messi in croce, perché il potere romano non ammetteva questi contestatori. Grazie. Grazie a lei. Chi vuole iniziare? Io direi la verità, mi sono basato sia su Marco sia su Matteo. Infatti l'idea del... Credo che nella prima stesura che vi ho mandato ci fossero entrambi, avevo riportato entrambi i testi. E il centurione l'aveva incontrato lì. Ma all'inizio della storia quest'uomo sottolinea il fatto che lui è lì tutto sommato contro la sua volontà. Lui non vorrebbe star lì a fare il poliziotto. Lui dice: io sono un soldato, non voglio occuparmi di queste cose. È vero che ha visto tanti orrori e li elenca a un certo punto, ma li ha vissuti appunto non come poliziotto, diciamo.
non come boia, ma come soldato. E forse è lì che scatta qualche cosa dentro di lui, perché un conto dice è battersi contro barbari e affrontare popolazioni, tribù, conquistare territori, eccetera. E un conto invece è dover mettere in croce appunto uno che non è neanche un delinquente, uno che non è neanche un delinquente, perché non è che abbia fatto qualcosa di delittuoso, no? Ha semplicemente predicato delle cose, certo, per l'epoca rivoluzionaria, ancora oggi lo sono, figuriamoci. E però questa cosa non gli torna. Lui dice, io vorrei essere da un'altra parte, vorrei essere a Roma, in Italia, in Britannia, in Gallia, ma non qua. E questa è invenzione mia, naturalmente, questo non c'è nei testi originali. Oh, lei ha fatto una di quelle domande che un professore di Nuovo Testamento gli si allarga il cuore quando le sente. Adesso potrei stare qui un quarto d'ora per rispondere alla sua sollecitazione, ma non mi sembra proprio il caso. L'osservazione che ha fatto è verissima, nel senso che nel testo di Matteo c'è un'invocazione di Gesù sulla croce che dice Dio mio, non Padre mio. Dove ha preso questa invocazione invece al padre Giuseppe? L'ha presa da Luca. Cioè c'è una contaminazione tra il grido sulla croce di Luca, che dice Padre, nelle tue mani affido il mio spirito, e quella di Marco e Matteo, che invece dicono Dio mio, perché mi hai abbandonato. Quando succede una cosa del genere, allora, il filologo ha un attimo di stizza, perché gli sembra che abbiano attribuito le cose sbagliate. Ma come vi dicevo prima, io vengo da una formazione anche nell'ambito siriaco. Nella chiesa siriaca il testo evangelico di riferimento per tantissimi secoli è stato non il Vangelo separato, Marco, Matteo, Luca e Giovanni, ma un'invenzione editoriale di un siriano, Taziano, che aveva messo insieme Diatessaron, insieme i quattro Vangeli. Da quattro ne ha fatto solo uno. Un'operazione ardita, in seguito poi condannata, perché poi successe una cosa tipo Dan Brown, che Teodoreto e altri vescovi giravano per le parrocchie, requisivano le copie e le bruciavano, però ti regalavano i quattro Vangeli separati, ecco, per sostituire questo Vangelo unificato. Ecco, però quella chiesa lì fece un'operazione simile a quella che ha fatto lui, per cui io devo dire che ho tutta la simpatia per questa espressione Padre mio perché mi hai abbandonato, perché ho visto la frase che attribuisce Luca e quella di Marco e Matteo unite in una sola, e per affetto verso il mio amico Taziano ho proprio sentito un moto del cuore che mi piaceva. Certo, in una lezione di esegesi dovrei distinguere e attribuire a Matteo le parole di Matteo. In un'opera di fiction come quella di Giuseppe mi piace tantissimo. Il centurione che evocava, c'è un proliferare di centurioni nei Vangeli, c'è quello che ha costruito la sinagoga e che gli viene guarito il servo. C'è il centurione qui sotto la croce, sono lo stesso? Beh, difficilmente, no? C'è un altro centurione, Cornelio, negli Atti degli Apostoli, quindi è una figura che ritorna, quella del centurione, in più punti delle scritture. Probabilmente è vero, noi pensando alla lancia e al trafiggere, chi abbiamo in mente? Un altro centurione ancora, quello di Giovanni, quello della lancia, no? Però vedete come in realtà dentro il suo testo, pur essendo ispirato prevalentemente a Matteo, c'è un risuonare di tutta la tradizione evangelica, che è interessante, perché di resto io credo che la maggior parte anche dei credenti non sono in grado di individuare così facilmente che cosa appartiene a Marco, che cosa a Matteo è. Allora, un addetto ai lavori subito individua le varie fonti, però io credo che sia un'operazione assolutamente accettabile di mettere insieme una tradizione che è un'armonia a più voci, e quindi mettere insieme questi dati. Io guardo, cerco di non farmi sfuggire eventuali altre mani alzate,
Ma comunque in ogni caso Giuseppe Culicchia e Don Gianluca Carrega si fermano ancora qualche minuto con noi, quindi chi avesse curiosità o quant'altro, soprattutto chi volesse acquistare il libro che abbiamo presentato oggi, i precedenti libri della collana o comunque i libri di Giuseppe e di Gianluca, li trova in fondo nello spazio gestito della libreria Teresa, e quindi comunque loro sono ancora assolutamente a vostra disposizione. Per concludere però l'incontro abbiamo i titoli di coda doverosi, che sono i ringraziamenti. Il primo parte di qua e va verso di voi. Grazie a tutti voi di essere venuti oggi a sentire, riraccontare questa storia all'interno appunto di un programma così nutrito e così bello e così arricchente come quello di Torino Spiritualità. Quindi grazie anche a tutto lo staff di Torino Spiritualità, a partire dal responsabile Armando Buonaiuto, a tutti i collaboratori e tutti i volontari, in particolare oggi perché ci hanno dato una grandissima mano in tutta quella che era la gestione logistica dell'incontro, Valentina, Domenico e Michele, che se non sbaglio è proprio il responsabile di tutti i volontari della manifestazione. Grazie chiaramente al circolo dei lettori, grazie a chi ci ha ospitato oggi, quindi Don Carlo Franco e tutta la comunità di San Tommaso, grazie a tutto lo staff della casa editrice Fatà, che come abbiamo detto fin dall'inizio ha creduto nel progetto, ha investito con le sue forze e con la sua sapienza editoriale nelle pubblicazioni, in particolare quindi anche a chi ha gestito la parte tecnica da parte loro e chi ha fatto le riprese. Esiste un sito del progetto, esiste un canale YouTube della casa editrice, sopra ritrovate tutti gli appuntamenti delle prime presentazioni dei vari libri con tutti gli scrittori. Grazie quindi alla libreria per la vendita dei libri di oggi, grazie alla facoltà teologica che appunto aiuta nell'organizzazione del progetto, e poi ancora ci sono due ringraziamenti importanti da fare. Il primo va all'ufficio per la pastorale della cultura e delle giostre di Torino, in particolare al suo responsabile Don Gianluca Carrega. L'ultimo ringraziamento va invece al nuovo scrittore protagonista del 13° racconto della nostra collana Scrittori di Scrittura, un racconto bellissimo, fatemelo dire fin dalla scelta del colore della copertina, la faccio vedere, oggi è una giornata particolare, quindi così. Grazie davvero per la passione e per la sensibilità con cui ha risposto al nostro invito. Giuseppe Culicchia. Grazie davvero, buona serata e buona lettura a tutti.